Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, sono ancora sistemata in questo modo perché ho ancora un po' di tempo da dedicare ai video prima di passare al mio pomeriggio di studio. Sì, ebbene sì, alla mia veneranda età di 35 anni devo ancora studiare. Nella vita non si finisce mai di studiare, gli esami non finiranno mai. Però, prima di dedicarmi ai doveri della vita, voglio dedicarmi un attimo ai piaceri, così poi dopo spengo e parte il mio pomeriggio di studio. Vi ho già fatto due video recensioni, ora voglio staccare e cambiare un attimo argomento e quindi video degli ultimi acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, diciamo gli ultimi 15 giorni più o meno, sì, più o meno sono gli ultimi 15 giorni. È un po' come sempre, un po' misto. Cosa dirvi più? Nulla più, proseguiamo. Allora, ho fatto un altro acquisto, ma alla fine sono regali che mi ha fatto la mia zia dal catalogo Stenom. Allora, chiedo scusa per il caos. Prima di tutto, quando fu ordinato queste cose a zia, c'erano degli sconti speciali, a parte il catalogo, alle rappresentatrici, si dice così, sì. Arriva tra virgolette un catalogo segreto in cui ci sono dei prezzi ancora più vantaggiosi sui prodotti più classici del catalogo. Allora, le ho chiesto un burro di cacao perché non bastano mai. Questa dovrebbe essere però la collezione, forse natalizia, non lo so perché la vedo un po' più particolare del solito. È un balsamo labbra all'arancia speziata, quindi sì, credo che era la collezione natalizia e quindi è stata poi riproposta in confezione più economica, in prezzo più economico, della Kiehl's ed è una confezione da 4,8 grammi. Per ora la tengo chiusa perché ho ancora da terminare altri burri, però un burro di cacao, un balsamo labbra, io a quel prezzo forse era meno di 2 euro, 1,99 euro della Kiehl's, non la potevo lasciare sicuramente lì. Poi le ho chiesto una cipria in polvere libera della Flormar, si chiama Loose Powder, cipria in polvere, l'ho presa nella colorazione Medium Sand perché le colorazioni un po' più chiare forse erano troppo rosa, il mio colorito è più, ho un sottotono più giallo, quindi ho preferito questa ed è una confezione da 18 grammi, quindi mi durerà questa vita e anche la prossima. E un extra, un altro mascara, questo è il mascara Action Mascara, Triple Action Mascara. In italiano con olio con argan e olio d'oliva, buono, così rinforza anche le ciglia in colorazione black. Applicatore multifunzionale e aggiustabile, prevede la triplazione per ingrandire le ciglia. Mamma, è scritto, utilizzano Google Translate e non sanno neanche cosa scrivono sulle confezioni. Arricchita di olio di argan e olio d'oliva, nutrisce, ragazzi, c'è scritto nutrisce. Oh mamma. Nutrisce le ciglia, personalizza il volume, la lunghezza e il riccio, credo che sia la curvatura delle vostre ciglia. Come usarlo? Per le ciglia dall'aspetto naturale con extra lunghezza, mantenere l'applicatore lungo, girare una volta per un effetto d'arricciatura in più, quindi credo il curling, quindi per mascara che incurva, no, che arriccia. 3, girare due volte per spessore e le ciglia volumizzate, quindi è un mascara che io quando leggo queste traduzioni mi viene da ridere o da piangere contemporaneamente. Sì, c'è il twist, si gira e si può avere naturale, quindi soltanto un po' allungante, curvante e volumizzante. Proveremo, sorvoliamo la traduzione. Vabbè, comunque, queste le cose che avevo chiesto a zia.
Poi sono passata da Idea Bellezza Narval Naturel, questo Sun Care System SPF 50 più UVA UVB IR, crema protettiva anti rughe, per questo l'ho scelto, con la Mineria Ocroleuca, non so cosa sia, da 50 ml. L'ho pagato, se non erro, ho intravisto un attimo, l'avevo intravisto prima, eccolo qua, 12,90 €, era da Idea Bellezza, come vi stavo dicendo, era in offerta. E sull'acquisto di questo prodotto c'era anche lo stick che io prontamente ho dato a mio padre, perché ne avevo già ancora uno da aprire nuovo, quindi visto che lui, anche lui deve proteggere delle zone un pochino più specifiche, a lui le ho dato questo, io già ho iniziato a utilizzarlo un altro. E la dottoressa che mi ha fatto la visita dermatologica, visto che avevo un eccesso di brufoletti, pelle non del tutto pulita, e mi ha consigliato questa soluzione detergente della Doha Activa ad elevata tollerabilità a base di clorexidina di glucomato, estratti di glicolico di timo, climbazolo, non so cosa sia, acido undercilenico, ma cos'è? 20% APH acido, dermatologicamente testato, per ovviamente ripulire la mia pelle. È un prodotto che si vende soltanto in farmacia. Io l'ho acquistato perché la dottoressa me l'aveva consigliato, boh, non so come sarà. È un prodotto da 200 ml. Poi. Mia cugina mi ha chiesto di provare questo prodotto che lei adora, è del BioPoint Professional con 5 azioni trittico cosmetiche delicate, un balsamo istantaneo bifase, districa nutre, rinforzante, dona morbidezza, esalta la luminosità, Salon Quality, da provare. Poi ne aveva uno in più della Vert, no, della Apropos, in collaborazione con Chantecler Vert, quindi con Chantecler, quello là, i prodotti di pulizia della casa ecosostenibili. Ovviamente acquistando il prodotto davano il balsamo, visto che lei ne aveva già uno, questo me l'ha gentilmente donato, è con proboli, ceradati e filtri solari, non l'avevo letto. Per ora un balsamo con filtri è già in uso, quindi questo per ora lo teniamo da parte. Sempre mia cugina aveva questo piccolo tonico, confezione di acqua di rose, la classica acqua alle rose, il tonico rinfrescante da 100 ml, comodo per i viaggi. Ne aveva più di uno, non so perché a un certo punto mi ha detto: mi sono ritrovata piena di questi prodotti da viaggio in confezioni piccoline, smezziamocene. Io ho detto grazie cugina, che dovevo dire, no? Non si fa. Poi vi voglio far vedere una cosa speciale. In qualche video avevo detto che una delle mie nonne purtroppo da un po', da più di un anno ormai, non c'è più. Io ho sempre vissuto con tre nonni, un nonno non l'ho mai conosciuto, ma nella mia vita, per 30, quasi 34 anni della mia vita, ho sempre avuto due nonne e un nonno. Purtroppo la nonna più giovane, ma la mia faccia sarebbe uguale se fosse venuta a mancare anche la nonnina più vecchia, l'anno scorso è diventata un angelo. Non ho voglia di dirlo in modo diverso, perché per me questo significa... Mio nonno, visto che io sono la prima nipote da quel lato, mia nonna aveva una cosa speciale regalata da mio nonno, e mio nonno ha deciso di donarmela. È un orologio di Rocco Barocco, dovrebbe essere inizio anni 90, ora di preciso non me l'ha saputo dire nonno, perché ovviamente anche nonnino non è più giovanissimo, non si ricorda, ma credo di sì, perché mi raccontava
che le aveva regalato a nonna dopo il pensionamento. Mio nonno è andato in pensione primi anni 90, quindi credo che sia un orologio dei primi anni 90. Il cinturino è ancora originale, non lo voglio cambiare, a parte che è perfetto, ma non voglio cambiarlo. Nonno mi ha detto, ovviamente è un pochino sporco, usurato, perché comunque io ricordo nonna che l'ha sempre indossato, quindi anche il colore dorato del quadrante è andato un po' via, anche qui della chiusura, ma non so se voglio andarlo a far rifare il colore. Comunque ve lo faccio vedere, questo è l'orologio della nonna, è bellissimo, è un classico, è fine, ha un ricordo affettivo, quindi è 3000 volte più bellissimo. È stupendo. Dentro mi piace un sacco il quadrante, perché lo tolgo per farvelo vedere prima che, ecco, e mollami l'orologio, non mi vuole mollare. È bellissimo il quadrante, è stupendo. Io sono sempre stata molto attratta dagli orologi, mi sono sempre piaciuti, e questo quando nonna lo indossava io ero sempre molto molto incuriosita, anche quando ero più piccolina mi piaceva tantissimo. E quindi, visto che io sono la prima nipote da quel lato, il mio nonno me l'ha regalato. E io sono contentissima. Ok, prima che il mio trucco diventi una maschera di lacrime, perché ora mi sta iniziando a salire la lacrimuccia, ma non solo per nonna, ovviamente tutti noi abbiamo perso dei pezzi importanti nella nostra vita, e ovviamente la vita è fatta in modo che piano piano sì, i pezzi vanno via, ma rimangono sempre nel nostro cuore. Quindi io credo che sia giusto e bello ricordare chi non abbiamo più fisicamente accanto a noi, ma che ovviamente sono sempre presenti nel nostro cuore e anche nelle nostre azioni. Tante volte ho avuto un attimo di esitazione, perché ovviamente è un argomento un po' particolare in un video come questo, che è un video frivolo, non mi va di dire, però visto che ci siamo, parliamone. Tante volte mi capita di dire delle cose che uno di questi miei cari, oppure di pensare ad attività che facevo con uno di questi miei cari che non ci sono più, e volerli continuare a dire queste cose, anche spontaneamente, non una forzatura, ma anche spontaneamente, e dire lo diceva nonna, lo diceva zio, questa cosa la facevo con Maggie, oppure anche vedere le differenze, ad esempio Maggie con Amélie, cioè ok, Amélie si comporta in questo modo, Maggie si comportava in un altro modo, quindi tenerli sempre presenti nei nostri discorsi, i nostri cari che non ci abbandoneranno mai, è come continuare a vivere della loro esistenza, non so come spiegarlo. Ok, basta, altrimenti piango e non ho voglia di piangere in video. Ok, spero che questo video ti sia stato di compagnia. Io ti invito ovviamente, se ti va, a supportarmi con un pollice in su e a iscriverti al mio canale per non perderti tutti i video. Nel frattempo ti ringrazio, ti abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!